Credo che le scelte nel percorso siano i momenti più importanti e più decisivi, e anche il basement è il frutto di tutta una serie di scelte al quale magari ho saputo dire di no, oppure altre invece a cui ho saputo prontamente dire di sì. Bella raga, ciao, sono Gianluca Gazzoli, sono qui con gli amici di Fanpage e non vedevo l'ora di rispondere io alle vostre domande. Gianluca, passato al basement, arriva in un momento storico dove il mondo dei podcast non era ancora saturo come ci sembra oggi, e sei riuscito forse a trovare una chiave di differenziazione netta da quello che era il grande podcast italiano di riferimento, che poteva essere Muschio Selvaggio. Qual è stata la chiave del successo secondo te del tuo format? Paradossalmente, secondo me la cosa che più ha funzionato fin dall'inizio è stata l'autenticità del progetto, il fatto che si percepisse che fosse una necessità quella di potermi confrontare con certe personalità, trovare uno spazio mio che fino a quel momento avevo relativamente su altri media, unito anche a una professionalità che avevo sviluppato attraverso il lavoro, diciamo, sul media tradizionale, la radio, la TV. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con grandi personalità che hanno fatto la storia di quel mezzo, quindi io ho cercato di portare al basement tutto quello che avevo imparato, e allo stesso tempo anche il fatto di riuscire in qualche modo a rappresentare anche tutti coloro che stavano ascoltando, nel senso essere quell'amico che sta facendo le domande a un personaggio, una persona che molti stimano, chiedendo le stesse curiosità che avrebbero voluto sapere loro. Hai detto che passato al basement è stato rifiutato da almeno 3 editori e adesso è quello che è. Insomma, se hai qualche sassolino da togliere, questo è il momento. È capitato diverse volte di confrontarmi con tante persone, con tanti addetti ai lavori che magari dimostravano della stima nei miei confronti, proporgli appunto questo modo di intervistare che non è urlato, che non è alla ricerca del qualcosa di pruriginoso, ma anzi è un qualcosa che nella sua semplicità è estremamente complicato, ma porta sempre a qualcosa di inedito, anche con personaggi che magari sono sulla scena e hanno carriere trentennali. Questa cosa però non è mai stata troppo capita da diverse realtà, che siano state radiofoniche, televisive o di altro genere, però alla fine è a loro principalmente che dico grazie, perché se mi avessero detto di sì probabilmente non l'avrei potuto fare come avrei voluto io, non sarebbe venuta fuori questa autenticità, non avrei avuto il controllo anche dello sviluppo, della distribuzione e anche la possibilità di dire tante volte no, che è quello che fa poi la differenza. Credo che le scelte nel percorso siano i momenti più importanti e più decisivi, e anche il basement è il frutto di tutta una serie di scelte al quale magari ho saputo dire di no, oppure altre invece a cui ho saputo prontamente dire di sì. E questo arriva con la pubblicazione poi del tuo secondo libro, che è Anche quando nessuno ci crede, la rivincita degli underdog. C'è una frase nel libro che mi è piaciuta molto, tu dici: ho sognato per anni di incontrare un mentore che mi prendesse sotto la sua ala e mi accompagnasse verso i miei obiettivi insegnandomi tutto quello che sapeva. Sarebbe stato bello, ma non è mai successo. Me la spieghi questa frase? Allora, questo è verissimo, una cosa a cui tengo proprio perché davvero, un po' anche perché sono cambiati i tempi, quindi negli anni 80, 90, magari i primi 2000, c'era sempre questa figura che aveva lo scopo di essere un talent scout o un manager o qualcuno magari con cui costruire un percorso. Invece oggi i tempi sono cambiati. Vediamo questo qua, vediamo se conclude qualcosa per i fatti suoi, se arriva ad avere tot followers, se arriva ad avere un po' di notorietà, un minimo di successo, allora a quel punto arriva la figura. Però così, uno, è troppo facile e due, non funziona. E in realtà la cosa bella in qualche modo è proprio quella di provare ad avere una progettualità insieme, e forse meglio che non sia andata così, perché ho potuto fare le cose in un altro modo. Gianluca, il tuo podcast mi pare sia l'unico che non ha product placement di alcun tipo. Si sostiene solo con, diciamo, con gli abbonamenti e con la semplice pubblicità di YouTube. Questo fa parte delle rinunce o dei no di cui parlavo prima, nel senso che è stata fatta una scelta ben precisa fin dall'inizio per tutelare l'autenticità del contenuto, il progetto, l'ospite che viene. Non interrompiamo le puntate per fare la pubblicità, non possiamo permettercelo, la nostra priorità è la qualità del contenuto, ma allo stesso tempo stanno nascendo invece dei progetti speciali che escono dal basement, quindi è il basement che passa e che magari passa in alcuni luoghi, in alcuni momenti, che da solo magari non sarei riuscito a raggiungere, ma con l'aiuto di un brand, con l'aiuto di una realtà, non solo riusciamo a creare un contenuto che non avremmo creato, ma ne alziamo addirittura il livello, e questo dalla community viene percepito benissimo e anche dagli ospiti, perché
perché a quel punto sono degli spin-off dedicati, e ci è già capitato di farlo nel caso degli internazionali di tennis a Roma, ci è capitato di farlo durante la Design Week, anche al Festival dello Sport di Trento. Insomma, questo tipo di collaborazioni sì. A questo punto ti dico, data questa esperienza, ti piace di più stare davanti o dietro la telecamera? Cioè, quindi un futuro da editore, ce lo vedi? Ma allora io credo che in realtà non sia il futuro quello, ma sia semplicemente il presente. Da subito, nel momento in cui decidi di aprire dei tuoi canali, delle tue cose, diventi editore di te stesso sostanzialmente. Quindi in qualche modo mi ci sono ritrovato nel ruolo di imprenditore. Il Basement è un progetto editoriale dove in questo momento Passa dal Basement è il format di punta, ma in futuro, come già stiamo facendo, mi piacerebbe provare a inserire figure diverse, altre ragazze che raccontano mondi magari lontani dai miei, ma che hanno a che fare con tante persone, seguendo la linea, quindi basata su un certo tipo di valore, su un certo tipo di modo di comunicare. E vorrei essere un po' quella figura che cercavo io qualche anno fa, anche perché più vado avanti più capisco chi non voglio essere che chi voglio essere. Quali sono le interviste che consiglieresti a chi non ha mai visto una puntata del Basement? Ma io te ne consiglierei tre, magari di tre mondi diversi, ma che poi hanno dei fili conduttori molto interessanti. Una con Paolo Bonolis, che è molto molto bella, e personalmente mi è piaciuta tanto, perché si sono riusciti a toccare appunto tanti temi diversi, partendo magari appunto da quello del mondo dell'intrattenimento, ma fino ad arrivare all'animo umano. Quella con Valentino Rossi, che sicuramente è una delle più importanti, sia per il momento storico in cui è avvenuto, per la genuinità con la quale è stata fatta, e anche per la realizzazione. Poi ce n'è una anche molto bella con Nerio Alessandri, che è uno dei più grandi imprenditori italiani, che è una di quelle puntate che tu l'ascolti, ti illumini, chiudi tutto, finisce, esci e vuoi spaccare il mondo. Il Basement passa da Sanremo per caso? Ci stiamo pensando, però anche in quel caso lì bisogna trovare la formula giusta. È una cosa che mi piacerebbe, diciamo che i primi ad essere i fan del Basement, paradossalmente per me ancora surreale, sono gli ospiti stessi che sono passati da noi. E quindi negli scorsi anni, grazie a questo, siamo riusciti a portare gli artisti di Sanremo al Basement per far uscire poi delle puntate speciali durante il festival. Lo step successivo sicuramente è quello di andare al festival. Capiremo come, perché come ti dicevo prima bisogna rispettare determinate caratteristiche di parametri per poter avere il contenuto che vorremmo. Ultimissima, cosa diresti a chi si sente un underdog e sta cercando il suo spazio nel mondo? Gli direi di guardare a quegli esempi, a quei valori che non si basano sulla velocità magari del raggiungimento di un successo, che non sono misurabili con dei numeri, in realtà come si usa a fare oggi, di vivere tutti gli sbattimenti che si stanno facendo adesso e tutte quelle infinite possibilità di non farcela, come in realtà un'occasione per essere più grandi dopo, e quindi per avere le fondamenta e poter avere qualcosa da dire quando sarà il momento di restare e di non essere una meteora. Ciao fanpage, grazie mille, sapete che vi voglio bene e che il mio cuore batte con voi. Alla prossima!